Buongiorno a tutti, benvenuti a questa conferenza stampa. Ah, dimmi, Non ho l'ascoltano. chiesto sì. A domanda rispondi. Ho chiesto, pronto? Sì, mi ha detto, dite no. Buongiorno a tutti, benvenuti a questa importante conferenza stampa. E io andrei subito direttamente alla presentazione dei contenuti con l'intervento della dottoressa Lucia Di Furia, responsabile del Servizio Salute della Regione Marche. Allora, buongiorno, cercherò di rubare poco tempo perché credo che sia importante che i professionisti che stanno lavorando, che hanno predisposto il documento e che saranno gli attori di questo progetto, siano quelli che devono avere maggior spazio. È stato approvato ieri la partecipazione anche da parte della Regione Marche a uno studio multicentrico che ha come capofila la Regione Toscana, che si basa sull'utilizzo del plasma da donatori guariti da Covid-19. Serve come terapia precoce per pazienti con polmonite da Covid ed è uno studio che può dare delle grandi risposte in termini di quelle scarse risposte assistenziali e terapeutiche che oggi ci sono. Quindi noi speriamo che questo studio possa contribuire a far capire l'importanza di questo studio e che sia poi uno studio che dà dei buoni risultati per la salute dei cittadini. Ricordo appunto che sono poche le formule terapeutiche ad oggi riconosciute valide e quindi uno studio può aprire un importante spazio. Mi taccio Allora, qui. dici i tuoi interventi? Cioè, chi Sì, interverrà dottoressa? allora interviene la dottoressa Spadini del DIRVET, del trasfusionale. Il professor Giacometti, che è il responsabile del progetto e che è il professore di Torrette, e poi c'è Marinelli, che è parte del responsabile rappresentante del Comitato Etico Regionale. Bene, incominciamo col dottor Marinelli. Sì, Prego. grazie. È stato un po' al centro dell'attenzione della comunicazione nel giorno di Siamo domenica. stati al centro dell'attenzione, anzi, volevo proprio dire questo, in realtà. Siamo contenti una volta tanto di stare al centro dell'attenzione come comitato etico, ma non abbiamo fatto altro che svolgere il nostro compito, in quanto è del tutto normale, anzi molto frequente, che di fronte a una sperimentazione clinica il comitato etico che deve valutare sia la tutela dei diritti e la salvaguardia della salute dei soggetti interessati, sia la scientificità dello studio, e cioè la capacità che ha di rispondere ai quesiti che si pone, e sia l'affettabilità locale, cioè la vicinanza del comitato etico alla sanità marchigiana e alle persone che sono coinvolte, alle risorse che devono essere messe in campo, è chiaro che alcune volte, non è infrequente, noi chiediamo, chiediamo dei chiarimenti, proponiamo delle integrazioni e cerchiamo assieme, con dialogo con il professore, che è stato costante, di migliorare la situazione. Ecco, io posso dire che con quanto comitato etico noi siamo soddisfatti, in quanto riteniamo che il protocollo marchigiano sia uscito fuori migliorato in tutte e tre le linee di riferimento alle quali il comitato etico dà importanza e segue nell'esprimere il proprio parere. Grazie. Adesso dottoressa Spadini. Buongiorno a tutti, intanto ringrazio il collega per le parole che ha detto riguardo al Comitato Etico. Ritengo che sì, sia molto importante il lavoro fatto perché ci ha permesso di mettere a punto piccole irregolarità che erano nel protocollo. Visto che la parte donazione rappresenta una parte importante di questo protocollo, forse io ruberò qualche minuto in più. Intanto vorrei fare questa precisazione, che è normale che quando ci sia un evento catastrofico come il terremoto o la pandemia che ci ha colpito e che tuttora abbiamo in corso, l'emotività della popolazione porta a slanci solidaristici molto importanti e per questo dobbiamo dire che le Marche sono sempre avanti in questi slanci solidaristici. Però queste situazioni vanno governate, in quanto la donazione comunque rappresenta un evento molto delicato. Le basi della medicina trasfusionale, infatti, sono tutela della salute del donatore, tutela della salute del paziente. E da questi due pilastri non si può derogare.
Esiste una normativa cogente che va rispettata, oltre che gli aspetti deontologici o normative regionali. Per voler essere molto sintetici, diciamo che noi avremo di fronte due popolazioni di donatori, due popolazioni di candidati donatori. Il donatore abituale, che è già arruolato come donatore e che quindi avrà un percorso estremamente agevolato, perché i donatori sono già normalmente sottoposti a un'anamnesi iniziale molto dettagliata, volta ad escludere situazioni cliniche particolari che potrebbero danneggiare il donatore qualora lo ammettessimo alla donazione. Non solo, viene sottoposto già in fase di valutazione a test sierologici per quelle malattie, per quelle infezioni di cui sappiamo già con certezza che vengono trasmessi con il sangue, come l'epatite B, l'epatite C e l'HIV. Il candidato donatore invece che è paziente e che non è ancora arruolato in un protocollo di donazione dovrà ovviamente essere sottoposto a tutta una serie di indagini preliminari. Quindi queste due popolazioni hanno in comune che entrambi devono aver avuto la malattia, entrambi la devono aver superata e dimostrato con il tampone negativo e l'ultimo a 14 giorni antecedenti all'arruolamento, ma mentre per il donatore abituale, il donatore AVIS per intenderci, sarà sufficiente fare una titolazione anticorpale per verificare che gli anticorpi prodotti siano in quantità idonea ad utilizzare il suo plasma a scopo terapeutico. Per il candidato paziente donatore, chiamiamolo così, dobbiamo invece fare un percorso più lungo, perché dobbiamo prima verificare l'idoneità alla donazione, verificare la negatività ai test di cui dicevo prima, in modo particolare l'epatite B, che nonostante i test attuali a un periodo di finestra, il professor Giacometti potrà avvallare questa mia affermazione, per cui una volta che avremo tutti i risultati e una idoneità teorica, dovremo comunque lasciar passare almeno 15 giorni prima di poterlo far donare. Questo per chiudere questo famoso periodo finestra, che è determinato dal fatto che il candidato donatore è asintomatico e può non ancora avere marker sierologici evidenziabili. Detto questo, una volta che dove potrà recarsi a donare? I poli di reclutamento ne abbiamo previsti 3, uno per il nord, uno per il centro e uno per il sud. Non solo per la logistica regionale, ma anche perché ci sono agganciate delle unità operative di medicina di malattie infettive. Quindi avremo un polo di reclutamento al nord, che è sull'ospedale di Pesaro, al centro, che è sull'ospedale di Ancona, e al sud, che è sull'ospedale di Fermo. Però per agevolare il donatore, per agevolare il candidato donatore, abbiamo previsto anche che si possa recare in uno dei 12 servizi trasfusionali regionali per fare una sorta di pre-arruolamento, in modo che possiamo inviare ai poli di reclutamento quelli che in realtà sono idonei alla donazione, che quindi oltre alle negatività dei test di cui abbiamo parlato hanno un titolo anticorpale sufficiente. Dopo la donazione ci sono altri passi da fare comunque, che mi piacerebbe descrivere per far capire quanto è stato importante il lavoro dietro all'attivazione di questo protocollo. Le unità prelevate normalmente subiscono dei processi di qualificazione biologica che comprendono test che sono normalmente effettuati su tutte le donazioni, epatite A, epatite B, epatite C, HIV e sifilide. In questo caso, dove noi andremo ad utilizzare plasma prelevato clinico come utilizzo clinico e non indirizzato all'azienda che poi ce lo lavora e ce lo restituisce sotto forma di emoderivati, dovremo fare altri test aggiuntivi che sono l'epatite A, l'epatite E e il parvovirus. Non solo, sulle unità prima di essere trasfuse dovremo sottoporre queste unità a un trattamento di riduzione dei patogeni residui o di quelli patogeni di cui non conosciamo l'esistenza, che deve essere fatto tramite una strumentazione
per cui ci siamo già attivati per dotarne i 3 poli di reclutamento. Ecco anche perché i poli sono ridotti, perché dietro c'è tutta quest'altra attività che bisogna comunque svolgere. Detto questo, direi che poi ovviamente l'arruolamento del paziente è di pertinenza dei nostri colleghi clinici, quindi sfugge dal coordinamento del trasfusionale, seppure il trasfusionale avrà cura che l'assegnazione venga fatta anche questa secondo le normative cogenti. Se mi permettete, vorrei fare un appello comunque a termine del discorso concordato con Avis regionale, che è questo: non ci scordiamo che al di là del problema del Covid, nei nostri reparti, nelle nostre sale operatorie, ci sono pazienti che hanno bisogno di unità trasfusionali, di sangue, di piastrine o di emoderivati, che se noi non riusciamo a raccogliere il plasma in quantità sufficiente, non avremo da poter dare a pazienti immunodeficienti e quant'altro. Ringrazio anche tutti i colleghi che hanno lavorato su questo progetto, in modo particolare la dottoressa Salvoni, che è la nostra responsabile del Centro Regionale Sangue e che è stata lei, tra l'altro, il tramite con i centri regionali delle altre regioni e con il Centro Nazionale Sangue. Poi, se mi sono dimenticata di ringraziare qualcuno, lo ringraziamo. Grazie, dottoressa. E passiamo la parola al professor Giacometti. Ecco qua. Okay. Ma comincio anch'io con i ringraziamenti. Io devo ringraziare le colleghe del trasfusionale e anche i colleghi del comitato etico, perché ci hanno aiutato lavorando insieme a noi, in realtà, perché eravamo in contatto mattina e pomeriggio, anche la sera. Per migliorare il protocollo che è già stato approvato in diverse regioni, però c'era qualcosa da migliorare, da precisare, e questo è stato fatto. Quindi ci abbiamo messo qualche giorno, però adesso è un protocollo, penso, anche inattaccabile. Come diceva prima la collega, noi ci occuperemo, noi delle malattie infettive, quindi Fermo, Pesaro e Ancona, ci occuperemo dell'arruolamento dei soggetti candidati a ricevere il plasma. Come devono essere questi soggetti? Allora, innanzitutto devono avere un campione positivo per il coronavirus. Cioè, potrebbe essere un tampone nasofaringeo, potrebbe essere un campione delle basse vie respiratorie. Quindi deve essere confermato dall'amplificazione genica. Poi deve essere in fase, diciamo, precoce di infezione, una polmonite comunque non diagnosticata da tanti giorni, massimo 10. Perché? Perché questa infezione, si è capito ormai, l'abbiamo capito tutti, che percorre due fasi clinicamente. La prima è quella della replicazione del virus, la fase virale, e quindi lì è importante fermare il virus in quel momento. Nella seconda fase, che può durare settimane, è invece, come diciamo così, impazzito il nostro sistema di difesa. Il sistema immunitario produce delle citochine che vanno a dare tanti sintomi, attivano la cascata coagulativa del sangue, possono dare microtrombosi, embolie, trombosi più gravi e così via. In questa seconda fase non è il virus che sta moltiplicando, ma è il nostro sistema che reagisce male. Per cui gli anticorpi in questo caso non sono efficaci, sono meno efficaci comunque. Il plasma contiene gli anticorpi che vanno a bloccare alcune proteine del virus, quindi gli impediscono l'attecchimento alle cellule. È lì che bisogna agire. È per questo che ormai è riconosciuto che non si dà questo plasma nelle fasi, cioè dire, terminali o in rianimazione, si dà nelle fasi precoci. Prima, parlando fra di noi, si proponeva il problema, ma se questo plasma dovesse, come per dire, avanzare, perché grazie a Dio abbiamo diverse proposte di donazione, molte le ha la collega, qualcuno ne ha anche io già, cosa si fa? Allora, guardate, in effetti adesso siamo in un momento di pseudo calma, cioè c'è meno pressione. Grazie a Dio si stanno liberando diversi reparti Covid. Noi che siamo le malattie infettive siamo il tubo, cioè il collo dell'imbuto, per cui ce l'abbiamo ancora. Però polmoniti da coronavirus in questo momento ne vediamo di meno. Però è anche possibile che ci sia, speriamo di no, una seconda fase, una riattivazione. Questo plasma resta congelato possibilmente anche per un anno. È anche vero che, tra l'altro, Non è imprevedibile che questo virus riesca a diventare endemico nella nostra regione, nel nostro paese, nel mondo,
per cui probabilmente qualche caso di infezione da coronavirus lo avremo per tutto l'anno, fino a che poi magari si arriverà al vaccino e così via. È anche vero, poi il vaccino ce l'avremo a dicembre, a gennaio, ma un conto scoprire il vaccino giusto, un conto produrre milioni di dosi di vaccino. Quindi il plasma servirà ancora. E che vi devo dire? Noi ci siamo già attivati, già stiamo spiegando ai pazienti attualmente ricoverati che parte da oggi praticamente il progetto, e qualcuno già è disponibile, poi sarà verificato se ha le caratteristiche per poter essere donatore. Molto bene. Prima chiedevo quanti giornalisti sono collegati, mi hanno detto 33, ho detto in una conferenza stampa che parla di salute meglio di 33 non ci poteva essere, che è il famoso numero del Dica 33. Noi come sempre lavoriamo, poi ci saranno adesso tutte le domande ovviamente che vogliono essere fatte ai professionisti, che sono molto importanti. Come abbiamo lavorato al primo giorno dentro questa emergenza, lo abbiamo fatto con la linea della massima trasparenza e chiarezza, senza mai nascondere nulla, combattendo quelle che sono le fake news, cioè quelle notizie false che possono ingenerare di tutto, dalla disperazione alla falsa speranza, perché falso è qualcosa che ci distoglie da un percorso di verità, di concretezza, di sincerità. Io credo che ascoltando oggi questi importanti professionisti hanno reso con cura e con, devo dire, anche semplicità, perché non è banale parlare di certe cose, il ruolo che ognuno ha in un percorso scientifico, tecnico, di grande qualità. Perché? Perché è rivolto alla salute delle persone. E non lo fanno né sbandierando soluzioni miracolose, né sminuendo il valore del lavoro che ognuno porta avanti per l'intero sistema. Io quello che voglio dire a marchigiani, insomma, chi ha seguito ogni fase di questi passaggi, che l'atteggiamento della regione è sempre stato uno solo: aprirsi a qualunque possibilità, essere disponibile di fronte a qualunque opportunità, per metterla poi a disposizione del nostro sistema sanitario. E se oggi siamo, vi ricordo i dati di sabato, in Italia la miglior regione come dato epidemiologico, quando all'inizio, cioè quando diciamo con meno responsabilità nostra, eravamo fra le peggiori, nel senso con il dato epidemiologico più pesante, abbiamo dimostrato che questo atteggiamento, questo modo di fare le cose paga, perché un'informazione corretta è quello che ha permesso a tanti cittadini di comportarsi bene e aiutare il sistema sanitario malandosi di meno. Ha permesso al sistema sanitario di gestire al meglio i propri percorsi, e noi oggi siamo ovviamente molto soddisfatti del lavoro fatto e, come avete capito, non abbassiamo la guardia. Sappiamo quali sono i comportamenti di una pandemia, quindi sappiamo che c'è la possibilità che ritorni, e ci muoviamo in questo atteggiamento, senza sminuire, senza enfatizzare tutto questo. E per me è la grande soddisfazione nel vedere che la nostra regione ha persone capaci che, attraverso la qualità professionale, ogni volta ci mettono di fronte nuove opportunità, come speriamo possa essere questa oggi e quando servirà. E né più né meno, quindi a noi non ci interessano le polemiche, ci interessa fare in modo che le notizie false non vadano a generare, mi spiegavo prima, false aspettative o inutile disperazione. Raccontare le cose come stanno è tutto questo. Quindi voglio proprio ringraziare io tutti quelli che hanno lavorato dentro questo percorso, perché hanno fatto con questo spirito e questa qualità, dal nostro servizio salute alle aziende, all'università, al comitato etico, svolgendo in modo rigoroso il proprio compito. Domande? Allora, Stefano Riccoli del Corriere Adriatico, quanti pazienti si sottoporranno alla terapia e in quali tempi? Se già ci sono donatori e quanti sono le caratteristiche che abbiamo già e il plasma donato potrà essere conservato, abbiamo detto sì, per quanto tempo però? Allora, il numero di pazienti qua, i donatori e plasma di là. Prego. Ma il numero dei pazienti adesso dipende dalla situazione da oggi in poi. Attualmente io in reparto ne avrei uno o due che potrebbero giovarsi di questa terapia.
Le altre, grazie a Dio, le abbiamo risolti. Noi abbiamo avuto in clinica una bassa mortalità, quindi li abbiamo risolti, quelli attualmente ricoverati. Vedete, ora, rubo un minuto, nelle parti di malattie infettive vengono ricoverati anche soggetti che hanno, diciamo, la disgrazia di avere il tampone positivo, ma non una sintomatologia grave correlata al coronavirus. Cioè, se uno oggi ha un problema internistico, oncologico, ma il tampone positivo non può andare in altre parti, altrimenti trasmetterebbe l'infezione, viene da noi. Quello non è candidabile. Come dicevo prima, probabilmente nei prossimi mesi ci saranno altri candidati. Numericamente adesso non posso dirlo. La nostra regione, come diceva prima il Presidente, è messa molto bene come tasso di attacco, è bassissimo adesso, per cui forse riusciamo a stare più calmi. Scusate, volevo aggiungere così, dico anche una cosa che forse non abbiamo detto. Lo studio, oltre ad essere multicentrico a livello nazionale, è anche uno studio regionale multicentrico, quindi oltre ai colleghi che sono qui presenti, vanno ringraziati tutti gli altri colleghi delle malattie infettive presenti nelle regioni e del trasfusionale che lavorano su questa cosa, e i pazienti verranno anche dalle altre sedi ospedaliere dove sono attualmente ricoverati. Numero di donatori arruolati oggi e quanto si conserva il plasma? Donatori arruolati ad oggi non ce ne sono, perché ovviamente non potevamo attivarci prima del parere del comitato etico. Oggi ci siamo attivati per la strumentazione che serve, che ancora non abbiamo. Direi che come attività di raccolta possiamo cominciare settimana prossima. Se parliamo di espressione di intenti, sì, ci sono già stati numerosi donatori che ci hanno contattato, soprattutto per sapere come comportarsi, con chi raffrontarsi, che cosa fare. Riguardo alla conservazione del plasma, il plasma può essere conservato per un anno senza problemi. Ok, abbiamo un collega che ha dimenticato di dire, di mettere il nome, comunque al San Matteo di Pavia si è passati da un tasso di mortalità del 15 al 6%. Per le Marche, quali sono le prospettive? Allora, su questo argomento ero già intervenuto anche ieri, è vero, a San Matteo di Pavia hanno avuto questo ottimo risultato. Nelle Marche credo che avremo lo stesso, forse anche meglio, chissà, perché noi partiamo dal 14% complessivo di mortalità e a già arrivare al 6%, considerate che nelle Marche abbiamo usato, praticamente sperimentato tutti i farmaci che si sono utilizzati in off-label in questo periodo, nessuno ha dato degli esiti proprio, come dire, sicuramente positivi. Il plasma credo che sarà quello più affidabile, di cui possiamo attendere migliori risultati. Bene. Collega Pietro Lucadei, quali sono i contatti a cui rivolgersi per le donazioni? Molto pratico. Allora, i donatori, già donatori abituali, il tramite sono le AVIS comunali, provinciali, che daranno le informazioni necessarie per mettersi in contatto con i trasfusionali. Altrimenti sono i servizi trasfusionali regionali e ne abbiamo 12 sul territorio regionale. Okay. Abbiamo una domanda di Francesco Monti, però vi chiedo se lui è soddisfatto di quello che è già stato detto, perché si riferisce alle tipologie di pazienti, quindi eventualmente la integra. Invece Raffaele Vitali, la provincia di Fermo, potrebbero essere i tanti sanitari colpiti dal Covid, quelli a cui affidarsi? Ci sono limiti di età per donare? Assolutamente sì, i limiti di età sono quelli da normativa cogente e che comunque sono stati anche riproposti nel protocollo, ossia 18-60 anni, maggiore dai 18 compiuti, quindi compresi i 18enni e compresi i 60enni. Annalisa Pignanesi, centropagina, quanto durerà la sperimentazione e se è possibile avere dettagli sui tipi di macchinari? La sperimentazione durerà 6 mesi. I dettagli riguardo alla strumentazione, certo che si possono dare. Sono le normali macchine che si usano normalmente nei trasfusionali per le procedure di plasmaferesi. Sono in pratica dei separatori cellulari ad unico accesso, per cui viene prelevato da un'unica vena inizialmente una quantità di sangue intero che oscilla, dipende dal tipo di macchina, dai 200 ai 250 cc, poi la macchina si ferma, inverte il flusso, restituisce i globuli rossi
al donatore e trattiene il plasma. Questo per X volte, che è in proporzione a calibro della vena del donatore e l'ematocrito del donatore. Finite le domande? Le domande per me sono finite. Benissimo, allora ringrazio tutti quelli che hanno partecipato alla conferenza stampa. Ricordo che a partecipare saranno anche i pazienti che stanno presso le strutture private. Prima la dottoressa Di Furi ha fatto un po' l'elenco e ovviamente noi tutti partecipano, perché l'obiettivo nostro ovviamente è portare avanti al meglio la sperimentazione e mettere anche in condizione chi può ottenere giovamento da questa terapia di poterlo fare. Io non escluso nessuno, non vorrei che qualcuno pensasse, diciamo, io che sono ricoverato lì, allora resto fuori da questo percorso. E penso che con tutti i chiarimenti che abbiamo dato oggi abbiamo fatto veramente un bel servizio e voglio ringraziare tutti i 33, 34, alla fine quanti sono? 32. Adesso 32, comunque media 33 anche in questo caso, e li voglio ringraziare perché so che quello che loro racconteranno in maniera puntuale di quanto è stato detto oggi sarà veramente utilissimo allo scopo che dicevamo prima, cioè proseguire in un percorso di buona informazione a servizio della nostra comunità.